Bentornati in questi serie di video tutorial dedicati a GCAD e oggi ci soffermeremo in particolar modo sulla gestione dell'entità dei file PDF. Allora, ci sono diversi modi per poter importare un formato file PDF, uno dei quali è andare su Apri semplicemente e andare a richiamare il formato .pdf e quindi scegliere quello che è il file di riferimento. Quindi a seconda poi del documento, quindi se contiene immagini raster o vettoriali, mi dà la possibilità di poter importare quello che è il mio documento. L'alternativa sarebbe di poter importare anche dei PDF in formato già vettoriale. Vedete, questo qua ad esempio è un esempio di un PDF importato, quindi è un'entità PDF. Ora, se io invece voglio importare quello che è un documento, quindi vado su Importa PDF, vado a selezionarmi quindi quello che è il mio documento. Ecco qui, questo è il secondo metodo. In una fase di importazione, GCAD mi permetterà di identificare innanzitutto il numero di pagine presenti all'interno del PDF, quindi io posso scegliere se selezionare o meno più pagine o solo la pagina che mi interessa di importazione. Poi mi dà la possibilità di definire quello che è la scala e la rotazione. Io lascio così 1 e rotazione 0 in modo che mi importa così com'è quello che è il mio documento. Terzo passaggio, faccio importa. Ora dipende molto da come io vado o di che origine è il mio PDF. Difatti, questo qui in particolar modo è un PDF vettoriale, quindi io automaticamente vado a inserire l'entità. E se vediamo, vedete, cliccando io mi evidenzia il blocco oggetto entità. Quindi io sono sicuro di aver importato quello che è un CAD vettoriale, un PDF vettoriale. Quindi se poi vado a esploderlo, mi dà la possibilità, ok, di poter poi utilizzare le singole funzioni entità e poterle poi gestire come se fossero vere e proprie elementi CAD. Se invece il PDF era un'immagine, mi andava a importare semplicemente quella che è l'immagine del PDF. Quindi in questo modo ho la possibilità di poter gestire sia PDF vettoriali sia PDF di base con immagini raster.